un uomo straordinario. Gustavo Rò. Veramente emozionante. Questo ho avuto la fortuna di conoscerlo bene. Andavo spessissimo da lui. Era un signore di Torino, buonissima famiglia, molto aristocratico, che fin da ragazzo aveva delle doti straordinarie, dei poteri, che tanto che la madre, quando se ne accorse che lui aveva 5-6 anni, che faceva delle cose strane, la madre voleva assolutamente distrarlo da quella strada lì, non voleva che crescesse sviluppando. E la sua sorella invece che disse alla mamma: mamma, un tesoro, è un regalo di Dio avere un fratellino così. No, fallo, lascialo tranquillo. E lui è cresciuto con questa tranquillità di possedere dei poteri immensi, incredibili. Poteva fare tutto quello che tu sogni di fare con te stesso, con la tua mente. Cioè? Lui aveva scoperto che noi non adopriamo correttamente il nostro cervello e i mezzi che la nostra mente riceve dal creatore, che li adopriamo solamente il 25%. Il 75% è una zona inerte. Quando e cos'è questa zona inerte? Perché abbiamo un cervello così grande se poi ne adopriamo solamente un quarto? Perché l'uomo in realtà lo adoperava tutto in origine, con forse un terzo di meno, perché ogni organo ha un terzo di riserva, ma il 70% del cervello veniva adoperato. C'erano poteri, l'uomo aveva poteri straordinari, che sono poi quelli, per esempio, di certe figure molto interessanti anche della vita spirituale. E anche primitiva, sciamani. Anche primi, cioè. E Gesù era uno di quelli. Infatti Gesù non voleva assolutamente che lo chiamassero l'uomo dei miracoli, perché faceva semplicemente le cose, cambiava l'acqua in vino, i pesci e i pani che arrivavano. Era, spiegò lui, trasporto di materia. Cioè quella materia è altrove, tu hai il potere di attrarla e farla venire al posto di quest'altra materia, del vino che era in qualche cantina, in qualche che veniva a Cana, questo che al posto dell'acqua. Lo stesso i pani e i pesci, che erano dei cesti vuoti. E semplicemente, gli spiegava lui, quei pesci lì c'erano altrove e lui aveva il potere di raccogliere questa materia fatta pesce e un'altra fatta pane e offrirla. Gesù è pieno di queste. E Rol faceva queste medesime cose. E Rol faceva quello e altro. Ti chiedo una domanda, scusi, è provocatoria: che differenza c'è tra Gesù Cristo e Gustavo Rol? No, Gesù Cristo è un'entità divina che si è fatta uomo per identificarsi nei nostri dolori, nella nostra passione, tragedia, eccetera, umana, perché per dare una speranza all'uomo che attraverso la morte c'è altra vita. Quindi si parla di un'altra dimensione completamente, e la creatura e anche l'uomo straordinario che sia mai esistito. Basta leggere il discorso della montagna, basta quello lì per dire basta, fermiamoci e abbiamo capito tutto. Lui era infatti cattolicissimo, perché era un uomo, andava negli ospedali, passava le mattine all'ospedale anche lui a assistere i moribondi e a aiutare il loro trapasso. E poi si divertiva con gli amici la sera a fare degli scherzi incredibili, insomma, a un certo momento mazzi di carte, per esempio, quelli come scherzi, e ancora nel cielo fa 3-4 mazzi di carte, e prendeva uno, a me, sceglie una carta. Io sono una carta, Madonna di cuore, la rimette dentro, lo prende per le mani, apre questo mazzo, erano tutte donne di cuori. Scherzetti ma divertenti fino a un certo punto. Una curiosità, lei che lo ha conosciuto, secondo lei questi poteri sono il dono per pochi o sono una potenzialità per tutti? Per tutti. Ti racconto un episodio e poi basta. Quando facevo partigiano nell'inverno del 44, dovemmo scappare perché le SS fecero una grande retata e circondarono completamente la zona del Falterona e dell'Appennino
tosco-romagnolo, sì, pieno di boschi, eccetera. Dove io sono stato allattato poi, la mia balia stava in un paese lì vicino. Insomma, febbraio 44, durante la guerra, non, oscuramente, non se ne parla, non c'era una stella in cielo, non un lume, nero velluto, velluto nero. Noi camminavamo di notte, perché di giorno ci nascondevamo perché c'erano i tedeschi intorno, per andare da una strada all'altra, avvicinarsi alla nostra destinazione. Di notte, al buio completo. E io ho sentito dentro di me risorgere non un potere, una capacità di vedere un tronco prima di batterci la testa, di evitare una pietra, di arrivare sul ciglio di un burrone. Cioè ridestavo questa capacità di vedere senza il concorso di quello strumento che l'uomo ha creato rovinando questo dono che aveva. L'uomo poteva vedere al buio e invece adesso non ci vede, deve accendere una torcia, una candela, le lampadine. Quindi la necessità le ha riacceso una potenzialità che era lì sedata. Questa risponde alla tua domanda. Certo. Se noi abbiamo, ma in continuazione ci insegnava a ognuno di noi, se ci pensi, ha queste facoltà sopite che ogni tanto si risvegliano. In alcuni personaggi addirittura diventano la loro caratteristica principale. Ci sono quelli che si bucano di qua e di là senza lasciare tracce. Prego.